Buongiorno a tutti! Sono Shuko di Ciao Italia Go! 皆さんこんにちは。Ciao Italia Go の Shuko です。Anche oggi studiamo insieme l'italiano. 今日も一緒にイタリア語の勉強をしましょう。Ciao amici! Come state? 皆さんお元気ですか? Io sto bene. 私は元気です。Anche oggi continuo a spiegare il passato prossimo. 今日も近過去についての説明を続けます。Nel caso di un verbo di moto, venire. 動きの動詞の venire についてです。Allora, pronti? Via! Bene!Stiamo studiando il passato prossimo. 私たちは近過去の勉強をしています。Abbiamo imparato due modi a fare delle frasi del passato prossimo. 近過去の文章の作り方を2つ覚えましたね。Uno, 一番は avere più participio passato. Avere プラス過去分詞。Due, 二番は essere più participio passato.Essere plus 過去分詞です。E ho detto che si usa essere con la maggior parte dei verbi intransitivi. そして、essere はほとんどの自動詞と一緒に使うと言いました。E tra questi abbiamo i verbi di moto. そしてこの中に verbi di moto 動きの動詞があります。Impariamo prima questi verbi di moto. この動きの動詞を先に勉強します。Perché sono i verbi che usiamo molto spesso. なぜなら、とってもよく使う動詞たちだからです。L'ultima volta abbiamo visto andare. 前回は andare を見たので、oggi vediamo venire. 今日は venire を見ていきます。Il verbo venire. Venire doshi wa è un verbo, non diciamo difficile, ma diciamo molto interessante. Muzukashi doshi to wa yuwanai de, tottemo omoshiroi, kyoumibukai doshi, ということにしましょう。Ripetiamo tutti insieme innanzitutto la coniugazione al presente del verbo venire. まず最初に venire 動詞の現在形の活用をみんなで一緒に言っていきましょう。Un, due, tre. Vengo, vieni, viene. Veniamo, venite, vengono.Come già sapete benissimo, è una coniugazione irregolare. みんなもよく知っているように、不規則活用ですね。Allora, qual è il participio passato di venire? では、venire の過去分詞は何でしょう? È questo. これです。Ripetiamo insieme. 一緒にリピートしましょう。Venuto. Venuto.Benissimo. Pur essendo un verbo in ire, ire 動詞なのに diventa venuto invece di venito. Venito じゃなくて venuto になります。È interessante. 面白いですね。Sì.Ma a parte questo, dimostra i guide では la maniera di formare le frasi del passato prossimo. 近過去の文章の作り方は è la stessa di andare. Andare の時と同じです。Ok, allora ripetiamo tutti insieme la coniugazione di verbo essere. そしたら essere の活用をみんなでリピートしましょう。Un, due, tre.Sono sei e siamo siete sono. Allora guardate questo. Stare con le uomini te kudasai. Venire a piedi. Aluite kuru desu ne. Facciamo diventare questo in aluite kita. Ni kore wo kaemashou. Diciamo tutti i casi maschile, femminile, singolare e plurale.そして男性系、女性系、単数系、複数系のすべてのケースを言っていきます。Ripetete dopo di me. 私の後から言ってください。Sono venuto a piedi. Sono venuta a piedi.
sei venuto a piedi? Sei venuta a piedi? È venuto a piedi? È venuta a piedi? Siamo venuti a piedi. Siamo venute a piedi. Siete venuti a piedi. Siete venute a piedi. Sono venuti a piedi. Sono venute a piedi. Bravissimi. Conversazione. Kaiwa. Oh, Teddy, stai bene? Teddy, dai giubbo, come sei venuto fin qui dalla stazione? E che cosa do yatte koko made kita no? Sono stanco morto. Mo shinu hodo tsukare chatta. Sono venuto a piedi. Aruite kita no. A piedi? Aruite kita no? Hai camminato tanto. E ippai aruita desho? Sì, ho camminato per un'ora. Ichijikan mo aruichatta. E tu, Shuko? Shuko wa? Io sono venuta in macchina. Watashi wa kuruma de kita no. Sono venuti a prendermi. Minna ga mukai ni kite kureta no. Perché non mi hai chiamato? Denwa shite kureba yokatta no ni. Hai ragione, Teddy. Honto da ne, Teddy. Mi dispiace. Gomen ne. Bene, oggi fino qui, kyowa kokomade desu. Oggi abbiamo imparato a fare le frasi del passato prossimo con il verbo di moto venire. Kyowa ugoki no doushi no venire de kinkaku no bunshou o tsukuru renshou wo shimashita. Anche la prossima volta continuiamo lo stesso argomento, cioè essere più participio passato di qualche verbo di moto. 次回も引き続き同じ話題でやっていきます。essere プラス何かしらの verbo di moto 動きの動詞の過去分詞ですね。Allora, grazie per aver guardato il mio video anche oggi. 今日もビデオを見てくれてありがとうございます。Noi ci vediamo la prossima volta. また次回お会いしましょう。Ciao, ciao!